Puntata speciale di Klaus Condicio, abbiamo al telefono dalla bellissima Puglia, se non vado errato, abbiamo al telefono uno dei giovani giornalisti più in gamba che ci sono sul panorama italiano, ha meno anni di me, per cui sono molto molto invidioso. Parliamo di Antonio Massari, non sono invidioso per quello, ma anche perché è più bravo di me, e collabora a tantissimi giornali importanti. Ma oggi lo sentiamo e lo intervistiamo su Klaus Condicio per un libro in particolare, Clementina Forlè, un giudice contro, un'idea che gli è venuta dopo tutto quello che è successo, tutto quello che è scaturito dalla defenestrazione di Clementina Forlè da Milano, il trasferimento a Cremona. Buongiorno intanto, dottor Massari. Buongiorno. E come le è venuta l'idea di questo? Scusi la domanda banale, ma non tutti quelli che guardano YouTube seguono le cronache sulla giustizia. Come viene a un giornalista, chiaramente anche dal suo curriculum, però l'idea di fare un libro così scomodo? Innanzitutto la domanda non è per niente banale, perché la motivazione per cui si scrive un libro è, secondo me, sempre la questione principale. Il tutto nasce da una precedente esperienza, nel senso che avevo già scritto un libro, il titolo è Il caso De Magistris, e avevo affrontato la vicenda De Magistris sia per le sue inchieste, sia per quanto riguardava poi le sue vicissitudini nel CSM. Mi sembrava il naturale prosieguo di questa vicenda cercare di capire cosa fosse venuto alla dottoressa Forleo, perché al di là delle singole vicende personali di questi due magistrati, mi sembrava e mi sembra tuttora che le loro storie rappresentassero uno spaccato di questo paese che andava raccontato. Certo. Senta, ma com'è la dottoressa? Cioè, lei l'avrà frequentata a lungo, eccetera. Hanno cercato, lo dice anche la Forleo a più riprese, di descriverla come una pazza, una fuori controllo. Hanno tentato alcuni, non tutti, di appiopparle queste etichette. In realtà poi com'è nel day by day del lavoro? Io l'ho conosciuta, l'ho frequentata per scrivere questo libro, quindi sì, ho avuto occasione di intervistarla in più occasioni. Io credo che debba essere fatta innanzitutto una distinzione, e questa distinzione tocca proprio a noi giornalisti farla, nel momento in cui rappresentiamo all'esterno la realtà che appunto mediamo. Avere un carattere deciso e determinato non significa innanzitutto, ci può portare, come spesso accade in tutti i settori, in tutti gli ambienti, ad avere dei conflitti, ma questo non significa avere una carenza di equilibrio. Ma al di là del carattere, che è sicuramente un carattere deciso, determinato, poco incline alla mediazione, ciò che conta è che un magistrato parla, come si suol dire, come tutti auspichiamo spesso, con i propri atti, provvedimenti e carte, e per quanto mi risulta gli atti e i provvedimenti della dottoressa Forleo sono stati sempre ritenuti ineccepibili. Invece no, non ci sono rilievi infatti di questo tipo. Senta, a bruciapelo, Clementina Forlè è stata epurata da Milano? Rispondere di sì sarebbe forse una semplificazione eccessiva. Lei lo sa, conosce, penso, non so. Certo. A mio avviso. Ipocrita, no? No, non lo voglio fare neanche io. La parola epurazione è forse troppo esagerata. Sicuramente era diventata una persona scomoda ed è stata trasferita per questo, secondo me. Senta, la dottoressa Forleo ha fatto delle dichiarazioni molto forti nel suo libro e continua la sua battaglia con estrema trasparenza e onestà, prima attraverso, sicuramente attraverso un giudice contro. Non ha paura, secondo lei, di aver consentito la pubblicazione di un giudice contro la dottoressa Forleo? Intendo come giudice, tanto lei forse mi dirà il male gliel'hanno già fatto, questo? Io credo che anche in questo caso poi bisogna separare un po' alcuni segmenti delle nostre vite, quindi anche della vita della dottoressa Forleo. Certo. Potrebbe essere in fin dei conti anche un danno, nel senso che significa esporsi in maniera chiara, anche in questo caso senza molto spazio per l'equivoci e per l'ipocrisia. Però
ritengo che uno dei caratteri salienti di questa vicenda sia che la dottoressa Corleo, come alcuni altri suoi colleghi, molto pochi devo dire, hanno saputo a un certo punto distinguere tra la loro funzione dal punto di vista giuridico e giurisdizionale e la loro libertà di cittadini. Di opinione, infatti, esatto. Lo ribadisce più volte. E sia lei Massari che nel suo libro che la dottoressa Folè. La prego gentilmente di parlare nel ricevitore, se no va via la voce. Sì. Chiedo scusa.